Davide, buongiorno. Con quella sì, sono i pantaloni rossi che fanno molto vecchio ormai irrimediabile, che però non si rassegna. Si lancia, buongiorno. Esatto, buongiorno. Io ti ho visto con i pantaloni rossi, taci. Allora, scusa. Sì, però l'eleganza di Giacalone, dai. Rossi no, ma bianchi t'ho visto, quindi. Beh, quello sì. Fa estate, hai ragione. Allora, vogliamo fare un giro di titoli, che dite? Facciamo dai, un giro di titoli. Ci allora, sta stamattina oggettivamente. Cosa abbiamo? Vabbè, dal Corriere. Il governo nelle mani di Conte, e questa è l'apertura di questa mattina. Poi io, tu dovresti avere una repubblica che io non ho. Coraggio Conte sarà dura, che è un titolo interessante. Dopo giorni in cui insomma si è abbastanza bombardata l'ipotesi di la stampa, i paletti di Mattarella per il Conte bis, quindi si sposta sul pensiero del Presidente della Repubblica. Poi Pierluigi, scegliene uno. Dai, allora scelgo il Foglio. L'Italia ha un nuovo governo, l'Europa. Anche questo è interessante. Il Sole 24 Ore, sì. Governo accordo per Conte Premier, BTP ai minimi storici. In realtà il calo dello spread, quindi del rendimento, è in corso da quando è cominciata la crisi, il che, come dire, ieri l'ha spiegato Davide, è da una parte apparentemente buffo, ma in realtà spiega molte cose. C'è da sottolineare che Giacalone, come primo punto all'ordine del giorno, nel consueto elenco, che ovviamente è a uso interno e nostro e di riflessione, però ha messo una vicenda su cui tra poco arriveremo, Davide. Io devo dire, sono orgoglioso che tu l'abbia fatto, la vicenda dei bambini bloccati sulla nave dell'organizzazione non governativa Mediterranea, perché in questa giornata di grande caos in cui ovviamente tutti abbiamo pensato ad altro, veramente bello che tu abbia fatto quel riferimento, ci arriviamo. Ma nel frattempo alle 9:30 al Quirinale risale Giuseppe Conte, Davide. Sì, risale, riceverà l'incarico per formare il governo e avrà il suo tempo per poterlo fare. Perché la stampa dice i paletti del Presidente della Repubblica? Perché il Quirinale non intende prendere la responsabilità, ha ragione, profondamente ragione, la responsabilità di chi dice vabbè, perdiamo tempo e così comunque le elezioni anticipate non si possono fare. Noi abbiamo sostenuto qui, io ho sostenuto qui fino al primo momento, che l'ipotesi di votare a metà ottobre era semplicemente fuori dal mondo, perché significava avere in mente un calendario dissennato della crisi. Però si può sempre votare a novembre, non è che poi sia sta grande differenza. Se perdi tempo, questa ipotesi salta, e quindi il Quirinale dice dovete sbrigarvi. Il titolo del Foglio, che prima ha citato Pierluigi, nella sua sintesi sembra dire il governo è l'Europa. No, quel titolo è un articolo che dice l'Italia diventa un laboratorio di come si può, secondo naturalmente il Foglio, superare il populismo, il sovranismo, portando al governo altri. La sostanza però secondo me poi alla fine è una sola. I governi si giudicano, sì certo, anche dalla loro composizione ovviamente, ma da quello che hanno in programma e da quello che poi effettivamente fanno, e secondo me la cartina al tornasole sarà immediatamente disponibile con la legge di bilancio. Se la nuova maggioranza si appresta a presentare un'ipotesi di sfondamento del deficit, cioè un deficit più alto di quello già previsto, che è altissimo, sarà il segno della continuità nel tentativo di conquistarsi consensi scassando i conti pubblici, e saranno essi corresponsabili o anche maggiormente responsabili di quelli che li hanno preceduti, che come è noto a metà poi sono esattamente gli stessi. Se l'indirizzo sarà diverso, siamo qui pronti a rilevarlo con soddisfazione, ma lo sapremo, non si può prevedere quello che gli altri devono ancora fare. Chiaramente tutto questo porta a fare una riflessione anche sul dibattito interno ai due partiti che dovrebbero andare al governo, ovvero il PD e i 5 Stelle. I 5 Stelle che al Senato, se non sbaglio, Davide, avranno il senatore Paragone e forse altri 5 che si asterranno, voteranno no. Va detto che è cambiato il regolamento, diciamo, al Senato da questo punto di vista, quindi l'astensione vale ovviamente non come voto diciamo negativo, e nel senso non come una bocciatura. Ma detto questo, nel Partito Democratico c'è l'addio di Calenda, che dice nel Movimento 5 Stelle valori opposti. Poi ieri Zingaretti in serata ha detto a Calenda ripensaci. Allora, i diffidenti interni al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico faranno la differenza quando Conte andrà a chiedere la fiducia alle due Camere?
Allora, sui voti di fiducia intanto vale, hai perfettamente ragione, il regolamento del Senato è cambiato, quindi una volta astenersi significava essere contrari, quindi era contabilizzato come voto contrario, infatti gli astenuti di una volta semplicemente alzavano le chiappe e uscivano dall'aula per non essere contati. Adesso è cambiato, quindi ci si può astenere nel senso che non si conta nel risultato, però il voto di fiducia viene espresso in modo palese e quindi i numeri sono risicati. Appena si uscirà da questa condizione, vedrete che i voti secondo me saranno anche più numerosi di quelli della ipotetica maggioranza della somma delle due cose. Staremo a vedere. Calenda, diciamo così, è coerente in quello che da sempre è sempre stato contrario, quindi se ne va. Mi domando che senso abbia entrare nei partiti per cominciare 30 secondi dopo a dire guardate che me ne vado, ma chi ti ci ha chiamato? Allora non ci venire. È chiaro che i partiti hanno una loro logica interna in cui qualche volta finisci in minoranza, ma se ogni volta che finisci in minoranza te ne vai, non ci venire proprio. C'è una discussione sui giornali sulla la piattaforma Rousseau, ma è conciliabile con la Costituzione? Ma certo che è conciliabile, il problema è vedere se è conciliabile con la logica, non con la Costituzione. La Costituzione dice che realmente i partiti hanno i loro meccanismi di decisione interna, il tuo meccanismo si chiama Rousseau, perfetto. Solo che magari dal punto di vista logico lo consulti prima di dire al Presidente della Repubblica che vuoi fare un governo, non dopo che gli hai detto che lo vuoi fare e mentre lo stai facendo, perché non c'ha senso. E che la piattaforma sia un posto dove si contabilizzino esattamente i dissensi e i consensi, non ci ho mai creduto e continuerò a non crederci, quale che sia il risultato. Allora Davide, ieri giornata molto significativa politicamente anche a Londra, Johnson chiude il Parlamento, la protesta dei 900.000, questo è il titolo che fa stamattina il Corriere, aula sospesa fino al 14 ottobre appunto per evitare il dibattito sull'Unione Europea, sì della regina, quindi insomma c'è stato pure l'appoggio della regina. Sì, lo speaker della Camera dei Comuni, Berkov, piuttosto noto anche a chi magari non segue queste cose perché ci sono tutti filmati con lui, Holder, ha parlato di oltraggio costituzionale. Il Financial Times, che è un giornale che si esprime sempre con toni diciamo molto pacati, cioè se gli danno una coltellata alla schiena dice sento una fitta fra le spalle, oggi parla esplicitamente di affronto alla democrazia. Boris Johnson spera che il Parlamento non si riunisca nel tempo necessario per la Brexit in modo da poter fare quello che c'ha in testa. Questo comporterà, se fatto in questo modo e con questa rottura, la rottura dell'unità del Regno Unito, cioè un rischio molto grave che corre il Regno Unito, perché la Scozia non ci starà a una soluzione di quel tipo fatta di rottura, e in Irlanda si aprirà un problema. Probabilmente a Johnson non gliene importa nulla perché è così che si fa le sue campagne elettorali, ma questa follia del modo in cui viene realizzata certo comporta rischi enormi. La cosa, l'errore più grosso, l'abominio più grosso di questo consiste nel contrapporre la volontà popolare da una parte, il referendum, e dall'altra il Parlamento, come se il Parlamento fosse cosa diversa dalla volontà popolare. Il Parlamento è la volontà popolare, naturalmente mediata, raccontata attraverso i problemi in una logica quotidiana, quindi non si esprime per sì o no, si esprime... Quando tu contrapponi le due cose stai dando una coltellata veramente dura nella schiena della democrazia, è esattamente quello che sta facendo Boris Johnson nel Regno Unito. Ma la domanda, lo sapete, io la pongo da un po' di mesi, dove sono i tifosi della Brexit? Dove sono quelli? Immaginate se in Italia avessero chiuso fino a metà ottobre il Parlamento? Che cosa avremmo detto? Che cosa sarebbe accaduto? Ma dove sono adesso tutti quelli là che dicevano che era il sol dell'avvenire? No, esattamente Fulvio, il problema è che si era posto, infatti la crisi è stata aperta eventualmente l'8 agosto, Parlamento chiuso, e si è detto no, adesso deve riaprire, non è che può rimanere chiuso l'altro, che giustamente, ovviamente. Appunto, e questo è dove sono tutti quelli che inneggiavano alla prova della democrazia, oggi hanno il Parlamento chiuso. L'ultima volta il re fu ammazzato, Carlo I. Decapitato. Esatto, sì, per essere tecnicamente precisi. Stuardo, Carlo I, Stuardo. Sì. Lo dicevamo in apertura, Davide, la questione che trova spazio sulla prima del Corriere della Sera, non tutti i quotidiani hanno trovato uno spazio per quelli che il Corriere definisce i profughi bambini, la nuova emergenza, nonché le donne incinte. E il nostro paese, qui non si tratta, è facile personalizzare Salvini, il governo del nostro paese comunque ha detto non potete entrare.
Sì, io ieri quando questa notizia ha cominciato a girare mi domandavo come l'avrebbero affrontata oggi i giornali, e aprendoli questa mattina ti accorgi che c'è di profughi bambini sulla prima pagina appunto del Corriere della Sera e sull'Avvenire, che è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, come se fosse solamente una questione di carità cristiana. E gli altri evitano di metterlo in prima pagina, cioè scantonano. Perché lo fanno? Lo fanno perché di fronte a notizie di questo tipo, cioè una nave con a bordo 98 persone, di cui 8 donne incinte e 22 bambini, di cui la maggioranza sotto i 10 anni, 6 sono già morti affogati. Allora, di fronte a notizie di questo tipo, chi la vuol mettere in pagina, chi la racconta dicendo ma non possiamo non andarli a prendere, sono bambini eccetera, ha paura a dirlo, non lo fa, scantona. E chi di fronte a notizie di questo tipo deve venire, e chi se ne frega, ha paura a dirlo, ma giustamente, ma come fai a dirlo di fronte a una cosa simile? Il governo in carica, che è il governo Conte, quindi il ministro degli interni Salvini, Toninelli ai trasporti e Trenta alla difesa, hanno firmato negando l'accesso alla Mare Ionio in queste condizioni. È una scelta del governo, è una discussione lunga quella sull'immigrazione. Potrei aggiungere che di fronte a una cosa di questo tipo si manda una nave militare per i soccorsi. Cioè tu puoi discutere sullo scendere o non scendere, ma 22 bambini in mezzo al mare? Non puoi liquidare la notizia dicendo c'è una nave che galleggia, non può andare solamente così. E non è solamente una questione di carità cristiana, è una questione anche di carità verso se stessi, di non doversi ritrovare nel personaggio il Gastone di Petrolini, l'uomo che non ha orrore di se stesso. Queste tue parole invitano tutti noi, compresi me, Giusi e Fulvio, gli ascoltatori, a una riflessione sul tasso di umanità che attraversa o meno, diciamo così, la nostra civiltà. Va bene, allora Davide, grazie, l'appuntamento con te è a domani alla solita ora, buona giornata. Grazie a voi e buona radio a tutti. Oggi La Verità, il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, ci va pesante come nel suo stile con il titolo di apertura su quello che sta accadendo, diciamo, in queste ore in vista dell'incontro alle 9.30 tra Mattarella e Conte. Di Maio consegna i 5 Stelle al Partito Democratico, titola La Verità, dal governo del cambiamento a quello dell'elite per il terrore delle elezioni. Il movimento nato come forza antisistema si getta tra le braccia del partito della conservazione per antonomasia, il tutto sotto la regia delle cancellerie straniere, si legge nell'occhiello, è una mutazione genetica, uno vale uno, le poltrone di più. Strappa un sorriso ovviamente questo titolo provocatorio, ma insomma che sostiene una tesi che molti condividono. Buongiorno al direttore Maurizio Belpietro, a cui chiediamo, ma insomma sì, ok, l'incarico, poi Conte si presenterà alle Camere per ottenere la fiducia, qualcuno sostiene che dentro al PD e dentro ai 5 Stelle insomma si asterrà o voterà in maniera contraria, questo rischia di far sì che il governo possa non nascere? Direttore, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma che ci sia alcune componenti sia del Movimento 5 Stelle che del Partito Democratico che la pensano diversamente è un dato di fatto, ma non credo che riuscirà a fermare la nascita di questo governo. Il tema semmai è che cosa farà questo governo. Ieri mi ha molto colpito per esempio il discorso fatto da Di Maio, il quale ha detto no, ma noi non abbiamo parlato di poltrone, anzi adesso parleremo di programmi. Io mi sono chiesto, ma in questi giorni in cui si sono visti ripetutamente, devo dire si vedono ormai da una settimana, di che cosa hanno parlato se non hanno parlato di poltrone e non hanno parlato di programmi? Il vero tema, al di là adesso di quali saranno i ministri, alcuni devo dire mi colpiscono in modo particolare, si fa il nome per esempio del prefetto Morcone, Mario Morcone, alla guida del Ministero dell'Interno, che significa che designare una persona che è il contrario totale di Salvini, perché pensa che l'accoglienza sia necessaria, che si debbano accogliere tutti gli immigrati, certo che non li si vogliano
fermare o regolamentare. Ecco, per cui al di là di questo, però, il tema è il programma, che non è chiarissimo. C'erano i famosi 10 punti presentati dal Movimento 5 Stelle e i 5 punti invece che erano stati presentati dal Partito Democratico. Che fine hanno fatto? Sono spariti il taglio dei parlamentari, perché non se n'è più parlato in questi giorni. Quindi mi domando che cosa farà questo governo, oltre al fatto di evitare le elezioni. Direttore Belpietro, detto che non esiste governo nascente che non si occupi di poltrone, cioè finiamolo di essere ipocriti, no? A seconda delle stagioni, dai, su. È normale, ma è normale, persino è normale. Giusto politicamente, quindi insomma per finiamo. Per far finta che non ci sia la discussione, sì, è un po' un appresentivo degli italiani, no? Direi. Parliamo un pochino però di Matteo Salvini. Come è riuscito, secondo Maurizio Belpietro, a combinare questo disastro politico? Ma non ha sicuramente messo in conto la piroetta, chiamiamola così, di Matteo Renzi. Renzi, che è noto per dire una cosa e fare un'altra, da Enrico stai sereno a mi lascerò la politica se perderò il referendum, aveva detto sin dall'inizio, si era intestato la battaglia contro i 5 Stelle. Il 29 di luglio fece una dichiarazione dicendo che all'interno del PD c'era qualcuno che voleva fare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, e questi signori erano dei poltronisti. Il 10 di luglio, praticamente, il 10 di agosto praticamente ha detto il contrario. Quindi Matteo Salvini ha sbagliato a pensare che la parola di Renzi fosse un appiglio concreto su cui basare la propria iniziativa politica. Non solo, ha creduto che la parola di Zingaretti, io voglio le elezioni, anche quella fosse un elemento da tenere in considerazione. Quindi il primo ha deciso di cambiare la sua linea politica per convenienza, perché gran parte dei renziani sarebbero andati a casa nel caso se ci fossero state le elezioni, perché Zingaretti avrebbe messo i suoi uomini per controllare il partito. Il secondo, cioè Zingaretti, non ha avuto la forza di tenere il punto, cioè di andare alle elezioni per cambiare il gruppo dirigente che ha in Parlamento. Il risultato è che Salvini ha perso tutto praticamente e oggi sta all'opposizione. Direttore, leggo un titolo sulla Verità stamattina: Mattarella dà la benedizione alle nozze contro natura. Non mi sembrano le prime, però. No, sicuramente non sono le prime, ce ne sono state anche in passato, però anche in fondo l'alleanza. Anche recente, ecco. Sì, anche l'alleanza Movimento 5 Stelle Lega, appunto, in qualche modo era contro natura, perché era una visione molto diversa di un partito che voleva fermare le opere pubbliche, è contrario a tutta una serie di cose, vuole l'acqua pubblica, vuole questo, e di un partito che invece sente molto il richiamo dell'imprenditoria, in particolare del Nord. Quindi erano nozze molto particolari, però avevano un elemento in comune: entrambi erano vincitori alle elezioni. Perché alle elezioni del 4 di marzo aveva vinto il Movimento 5 Stelle e aveva vinto la Lega, in modo diverso ovviamente, l'uno col 33, gli altri col 17, ma erano la novità, ed entrambi erano due movimenti antisistema, tanto è vero che intestarono quel governo, lo chiamarono il governo del cambiamento. Oggi non è più così, oggi abbiamo un movimento che diceva di essere contro il sistema e un partito che fa parte del sistema, totalmente il sistema. Quindi le due strategie sono molto diverse. Io l'ho sintetizzata in un modo: dal governo del cambiamento siamo arrivati al cambiamento del movimento. È così, per ovviamente Maurizio Belpietro, poi i nostri ascoltatori matureranno ovviamente le loro opinioni dopo aver ascoltato le tue riflessioni. Noi ti ringraziamo il direttore di Panorama e del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro. Buona giornata, direttore. Grazie, buona giornata. A presto, grazie naturalmente. Subito passiamo a Don Antonio. Don c'è? Dimmi cara, buongiorno. Come stai? Questo Veneto è bellissimo. È fantastico. Quei due lì si sono rimessi un po' in ordine oppure... Guarda che fatica. Due signorini, guarda. Senti, la mia frase oggi è così, merita una riflessione per ciascuno di noi. Le vere prigioni ce le fabbrichiamo da soli. Le vere prigioni ce le fabbrichiamo da soli. Questo è un invito a tutti, a cercare dentro di noi la bellezza e non la prigione. E quindi anche la libertà.
Grazie Don Antonio Mazzi. Via le gabbie. Ciao! Grazie Don. Io e Fulvio siamo un po' figli di Dio, un po' figli delle stelle. Ecco, io sono molto libera invece. Dai punti di vista. E per figli delle stelle intendo un mondo molto ampio. Parliamo di clima e di meteo. Sono giorni di grande instabilità tra caldo e temporali e noi ci colleghiamo con un climatologo, spesso amico di RTL 102.5, che approfondisce con noi questi argomenti, che è Gianni Messeri, che è collegato con noi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, un saluto a tutti. Caro dottor Messeri, partiamo da un'isola a noi particolarmente cara, la Sardegna, da dove trasmettiamo ancora sino a domani, dalle 9 del mattino sino alla sera alle 21. In un giorno, ieri, si sono abbattuti in Sardegna, solo sino alle 14, 12.000 fulmini. Record europeo. Questo per ricordarci ancora una volta come si vada, oltre a temporaloni pazzeschi, dove siamo noi a Villa Simius, un allagamento incredibile, eccetera, eccetera. Per ricordarci, dicevamo, dottor Messeri, dell'eccezionalità ormai dei singoli avvenimenti spesso ripetuti. Sì, purtroppo questa sta diventando non un'eccezione, ma una regola. Gli cambiamenti climatici sicuramente sono fondamentali per questo. Sta avvenendo anche in questi giorni sulla nostra penisola, perché temperature più alte vuol dire avere maggiore umidità nei bassi strati e quindi maggior combustibile per quello che sono i fenomeni temporaleschi. In questi giorni lo stiamo vedendo su molte zone della nostra penisola, improvvisi acquazzoni con intensità in grado di mettere a disagio molte zone della nostra penisola. Però poi ci sono di nuovo punte di caldo, e tra l'altro le attendiamo proprio nei prossimi giorni, ci conferma? Sì, perché la situazione non resta di alta pressione sulla nostra penisola, almeno in questi giorni finali del mese di agosto. Alta pressione con temperature della massa d'aria nei bassi strati molto, molto elevate. In questi giorni però abbiamo anche infiltrazioni di aria fresca in quota. Questo contrasto tra l'aria molto calda e umida dei bassi strati e l'aria più fresca che sta arrivando a quote superiori in atmosfera genera questa famosa instabilità e innesca fenomeni molto intensi, ma anche mantiene le temperature nel complesso molto alte e in molti casi superiori a quelle che sono le medie del periodo di questo ultima decade del comunque di instabilità agosto. Infiltrazioni temporali, caldo, sono tutte una terminologia, un vocabolario che descrive al meglio la situazione politica. Lei oggi più che altro si è occupato del clima nel paese e nei palazzi. Assomiglia il clima che viviamo a quello che c'è nei palazzi? Devo dire che è la prima volta, insomma, che equivale, o no, Messeri? La terminologia sì, può essere anche che questi problemi politici siano legati anch'essi ai cambiamenti climatici. Eh sì, i fulmini sono andati in testa a qualcuno. Sono partite le sinapsi, dottor Messeri. Sì, niente male, niente male. Abbiamo Messeri. Equilibrio. Esatto. Senta, Messeri, prima di salutarla, dentro di lei come va invece? Fa caldo o ci sono temporali? Dipende da quello che penso. Internamente direi che sono molto sereno. Cerco di guardarmi poco intorno. Bravo. Per chi tifa? Io? Sì. Faccio un salto dalla meteorologia alla politica, passo al calcio perché riesco a salvarmi in corner. Sì, sì, infatti, perché Fiorentina. Fiorentina, questo volevo sapere. Beh, ci avete Ribéry, ragazzi. Grande commisso, è una grande stagione. Dottor Messeri, grazie di aver anche giocato un po' con noi e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a tutti. Come detto, sta per arrivare anche il nuovo anno scolastico, ne parliamo qui in Nonstop News su RTL 102.5 con Sergio Govi, responsabile di tutto scuola. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno Govi, allora molte cattedre ancora da assegnare, le famiglie sono alle prese con il caro libri, insomma la storia si ripete di anno in anno, le contraddizioni che riguardano la scuola pubblica sono sempre le stesse. Dal punto di vista di tutto scuola, le cose come vanno?
Beh, ci sono diverse novità, alcune positive e altre negative. La prima positiva è che è andato in porto il concorso per i nuovi dirigenti scolastici, per cui 2000 candidati sono nominati in questi giorni e quindi ci saranno pochissime reggenze, che è un po' una piaga degli ultimi anni. Purtroppo invece ci saranno cattedre scoperte, nomine rimandate. Ieri sera si attendeva la pubblicazione del decreto legge salva intese sul salva precari, ahimè il decreto legge non è uscito, per cui cadono parecchie attese e soprattutto nella scuola primaria dell'infanzia vengono licenziate circa 6.000 maestre che erano state ammesse con riserva e perdono il ruolo. Ecco, ne parlavamo proprio in questi giorni anche con il nostro editorialista Giacalone. Ecco Govi, che scenario ci si presenta proprio grazie a quello che lei ha appena detto, al fatto che non ci sono state nomine, che qualcuno addirittura è stato licenziato? A che cosa stiamo andando incontro? Ma in effetti si prospetta una situazione di forte non stabilità. Diciamo che il quadro è un po' peggiore di quello dell'anno scorso, salva la situazione dei dirigenti scolastici, che almeno quelli coprono le istituzioni da condurre. Sul precariato si temono circa 170.000 contratti a tempo determinato, cioè supplenze annuali o fino al termine dell'anno scolastico, quindi non è un quadro molto roseo. Diciamo che in cattedra ci arriveranno lo stesso i professori, ma molti non saranno di ruolo, troppi. Dottor Govi, ma ci aiuti a capire, da cittadini noi abbiamo sentito, ormai sono almeno 3 governi che parlano tantissimo di scuola, di assunzione di professori a decine di migliaia a botta. Com'è possibile che abbiamo le cattedre scoperte? Ci scusi. Le ragioni sono molte e complesse, soprattutto i concorsi, che sono la strada maestra per arrivare a coprire le cattedre, vanno a rilento, molto a rilento. E poi ci sono alcuni tipi di cattedra, ad esempio sostegno, oppure matematica, che non hanno personale nemmeno attraverso i concorsi, per cui occorre riprendere in mano la formazione e ridare spazio anche per questi vuoti. Certo che sono tempi lunghi e si parte sempre in maniera gagliarda, non si tiene conto che i tempi poi scadono e ahimè si arriva a questi appuntamenti. Complicazione anche la crisi, che danno un quadro ahimè di nuovo di non stabilità del sistema. Ma infatti purtroppo, devo dire la verità, non so cosa ne pensa lei, ma il Ministero dell'Istruzione come il Ministero della Sanità, cioè i due ministeri chiave che riguardano, diciamo così, l'educazione, la civiltà di un popolo, non possono essere oggetto, secondo me, questo è il mio punto di vista, di un dibattito politico e quindi di un cambio di guida ogni qualvolta c'è un governo, perché sono ministeri che quando cambi le direttive, cambi le politiche e ricominci da capo, rischiano di incidere negativamente e continuamente sull'andamento sia della scuola pubblica che della sanità pubblica. Questo è un bel problema, eh? Certo, condivido pienamente, ormai lo sappiamo tutti, quando vengono distribuiti gli incarichi ministeriali, quello dell'istruzione è uno degli ultimi, non è quindi ambito, è residuale, come se l'istruzione, la formazione, il futuro delle generazioni italiane fosse una cosa secondaria. E poi, dottor Govi, chi ci arriva fa invariabilmente, lo diceva ieri Davide, il contrario di quello che l'ha preceduto. Deve fare una riformina. Sergio Govi, tutto scuola, grazie e buon lavoro, e speriamo bene. Buon lavoro anche voi altri, buongiorno. Mancano poco meno di 45 minuti all'incontro tra il Presidente della Repubblica Mattarella e quello che sarà il Presidente incaricato Giuseppe Conte. Cominciamo allora a salutare Alberto Ciapparoni solo per l'agenda della giornata. Caro Alberto, buongiorno. Buongiorno Fulvio, buongiorno a tutti. Mi trovate proprio al momento in cui stavo per entrare dentro la sala stampa del Quirinale. Infatti. La giornata cosa prevede, Alberto? Prevede alle 9:30 l'arrivo qui appunto al Colle del Presidente del Consiglio dimissionario, che probabilmente, con tutta probabilità, sarà il Presidente del Consiglio incaricato.
Dopodiché, dopo circa un'oretta di colloquio, è previsto appunto un brevissimo intervento qui al Quirinale dello stesso Conte, che accetterà l'incarico con riserva e inizierà le sue consultazioni, che sono previste praticamente a Montecitorio sin dalla giornata di oggi. Bene, ma chiediamo a Luca Telese, a proposito di quanto detto dal nostro cronista parlamentare Alberto Ciapparoni, perché innanzitutto buongiorno Luca, benvenuto. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora Luca, ma va detto che questo non sarà un incontro proprio formale, durerà un pochino, perché immagino che Mattarella vorrà responsabilizzare Conte, esclusivamente Conte, sulla scelta dei ministri e dirgli che entro lunedì o presenta una cosa solida o insomma i rischi sono alti, o sbaglio? Beh, senza dubbio, perché Conte dovrà risolvere subito la prima grana, la grana dei vicepremier, la grana degli equilibri e dei contrappesi fra i due partiti più importanti della coalizione. Quindi secondo me Mattarella chiederà al premier se è sicuro che tiene questa maggioranza, che parte, che non ci sono... Pronto? Luca? Mi sa che il telefonino ci sta abbandonando. Se in regia ci... Eccoci qui. Prego. Cioè, prego. Di essere sicuro che la macchina possa uscire dal box e non abbia problemi prima di uscire dal box. Ecco, sì, va bene. Allora, se riusciamo a parlare con Luca Telese, che ha le prese con la sua macchina e il suo box, volevamo chiederti questo: la figura di Giuseppe Conte, perché ora, siamo onesti, quando si partì un anno e mezzo fa era un diluvio di battute, ironie, e per un po' si è andata avanti così. Negli ultimi mesi, insomma, le cose erano cambiate e nelle ultime settimane, accelerazione clamorosa, Di Maio nel cono d'ombra e Giuseppe Conte, insomma, per alcuni è il vero leader del Movimento 5 Stelle. La tua valutazione? Sì, però questa è la follia dei giornali italiani, per cui prima era una pippa, adesso è una strotista. Io mi ricordo che intervistai Conte in un giorno importante, appena lui aveva chiuso la prima trattativa difficilissima con l'Europa, e ebbi subito l'impressione di una persona che stava lavorando in prospettiva, solido, quadrato, tutt'altro che improvvisato. Allora Conte in quella squadra di governo era forse uno dei pochi che avesse una formazione di vecchio tipo, cioè Conte si è formato nel collegio Nazareth, una struttura gestita da Monsignor Silvestrini, parliamo di Roma, parliamo della Chiesa, parliamo di due assistenti che erano in quel collegio, di cui uno era Parolin, che oggi è uno dei più stretti collaboratori del Pontefice, e l'altro era Don Dario Viganò, cioè il prefetto della comunicazione della Chiesa. Quindi diciamo che uno che viene da lontano e, per usare una vecchia, un vecchio adagio di Palmiro Togliatti, va lontano, cioè lavorava per restare, ha avuto l'endorsement di Donald Trump, cosa mai accaduta nella storia, un presidente degli Stati Uniti che si spenne per un futuro premier, e addirittura di Bill Gates, cioè stiamo parlando di cose che hanno stupito tutti. Sì, un po' fantascientifiche anche Telese. Un'altra cosa, c'è il nodo ministri abbastanza significativo, soprattutto di alcuni ministeri, parliamo subito di quello dell'economia. Che cosa stai prevedendo, cosa immagini da questo punto di vista sui nomi? Che il vero nome è una carta coperta, cioè finora abbiamo sentito cose un po' irriferibili, tipo il responsabile economico del PD, oppure no, arriverà un nome di prestigio, perché quella è la casella chiave. Non dimentichiamoci che c'è un altro elemento che aiuta Conte in questo momento. La vera mossa che ha detto la crisi è stato il momento in cui i 5 Stelle in Europa sono diventati maggioranza votando Ursula von der Leyen. Quindi in questo momento l'Italia potrebbe avere un governo europeo favorevole, cosa che non accadeva, come sappiamo, da anni, un commissario europeo designato da questo governo, e ha bisogno di un ministro economico che faccia dire a tutti: bene, siamo tornati in Serie A. Calcola che lo spread, senza fare niente, è sceso ai minimi storici, credo che si abbia toccato 1,74 ieri, che veramente è una condizione che darebbe molto ossigeno, perché abbatterebbe tutta la spesa per interessi.
Sì, è sceso ai 65 punti. Va bene, allora Telese, l'appuntamento con te è in onda tutte le sere sulla 7 insieme al tuo compare David Parenzo. Ho visto che vi divertite non poco, quindi buona giornata e buon lavoro. Grazie, ciao. È tutto, buona giornata. Ti lasciamo alla famiglia, ciao. Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.